Arrivati in provincia di Ragusa altri 3.400 vaccini anti-Covid, adesso è il turno degli ultra ottantenni, ma si pensa anche alle seconde dosi. Poi c'è anche chi ha ancora paura a vaccinarsi. Secondo giorno di zona arancione anche in provincia di Ragusa, intanto i contagi da coronavirus continuano a scendere, 76 a Modica, 115 a Vittoria e 389 in totale. Celebrati questa mattina nella chiesa di San Paolo a Ragusa i funerali di Fabio Firinceli, morto domenica in un incidente in moto a soli 18 anni. Tantissimi gli amici che lo hanno voluto ricordare. Un'analisi sull'uso responsabile del digitale è stata fatta nelle scorse ore dal pedagogista Giuseppe Arraffa. I videogiochi possono salvare vite umane, quanto accaduto a Palermo a Zafferana. Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di TG74. In apertura di telegiornale, lo avete appena sentito dai titoli, un'ampia pagina dedicata ai contagi, sempre in calo. Oggi 389 casi in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa, 76 positivi a Modica, 90 a Ragusa ed il massimo 115 a Vittoria. Iniziamo però dal nuovo rifornimento di vaccini arrivato proprio in terra iblea, altre 3.400 dosi da distribuire agli over 80 e a chi già è stato sottoposto alla prima vaccinazione. Facciamo il punto con questo servizio. Arrivati stamattina a Ragusa 3.400 vaccini Pfizer. Con questi numeri sarà una seconda fase molto delicata, anche in considerazione del fatto che l'ASP cerca di mantenere in cassa almeno il 50% delle dose per garantirne i richiami. Dopo le 62 persone non aventi diritto che si sono presentate al centro vaccinale per reclamare la seconda dose, pare che dei cosiddetti furbetti non si sia presentato più nessuno. Il caso Vaccinopoli continua a rimanere in tema. Secondo lei serve a qualcosa fare il vaccino? Secondo lei può essere efficace? No, no, no. Quindi lei non lo farebbe? No. Non è stato ancora sperimentato, io non lo faccio, non mi interessa. E cosa ne pensa del caso Vaccinopoli? Ah, sono arrostata a tutto, una volta per sempre. Così imparerebbero a fare il loro dovere. Invece lo fanno solo con chi gli piace a loro. Uno dei tanti pensieri, quelli che stamattina abbiamo sentito sul tema vaccino. Un vaccino gratuito per tutti ma non obbligatorio. C'è però chi ancora ha paura a vaccinarsi perché non sa realmente gli effetti collaterali e preferisce dunque aspettare e valutare. Vaccino sì o vaccino no? Bisogna avere, se è buono lo facciamo, se non è buono che hanno morto chiedo con tutto il vaccino. Mi è vero. Senti, se non facciamo bene. Ma penso di sì. Speriamo che c'è per tutte. E cosa ne pensa del caso Vaccinopoli? Come del vaccino? Del caso Vaccinopoli, che in questi giorni se ne è parlato molto. Ah sì, sì. Ci saranno sempre imbrogli in tutte le cose. Purtroppo. Come il governo, come il vaccino. Come, insomma, tutta la vita, tutto il paese, tutte le cose sono così. Per me è vaccino sì. E perché lo vuole fare? Penso che è giusto farlo. E cosa ne pensa del caso Vaccinopoli? Ma per me quando hanno fatto quelle che l'hanno consumato, per me hanno fatto bene, perché non si potevano perdere una cosa di queste, che a chiunque l'hanno fatto, perché le hanno consumate. Io sono per questo parere. Secondo lei è giusto fare il vaccino? Sì, 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 giusto, sì. Giusto. Senza dubbio. È importante. E cosa ne pensa del caso Vaccinopoli? Cosa? Del caso? Del caso Vaccinopoli. Gli italiani siamo abituati a discutere di tutto e di più. Solo quello. Intanto ieri la vicenda Vaccinopoli si è arricchita di un nuovo caso, quello dell'ex deputato e sindaco di Vittoria Saverio Lagrua, che si sarebbe impropriamente vaccinato e a cui il candidato a sindaco Aiello chiede una risposta in merito.
E continuiamo a parlare di vaccini perché siamo collegati tramite Skype con il deputato regionale del Partito Democratico Nello Di Pasquale, che intanto ringraziamo per essere qui con noi con questo collegamento. Grazie onorevole. Grazie a voi. Grazie a allora, parliamo della seconda dose dei vaccini dopo il caso, lo scandalo che ormai conoscono tutti gli italiani, vaccinopoli, furbetti del vaccino. Questa seconda dose, c'è chi non la vuole fare, per chi non ne aveva diritto e ha già fatto la prima, c'è chi la propone invece a pagamento. Lei invece ha inviato una lettera ad Aliquo, al direttore generale dell'ASP, perché secondo lei che cosa bisognerebbe fare a proposito? Allora, io ho già detto, innanzitutto buongiorno a tutti, ho già detto che secondo me non fare la seconda dose non è solo un errore politico o un capriccio, si rischia invece di fare anche un danno, perché la seconda dose è prevista da un protocollo che ha messo in condizione il vaccino di avere il via libera dall'EMA, dall'AIFA, per essere considerato un vaccino sicuro. Cioè, quindi possibilmente non fare la seconda dose si può significare mettere a rischio anche la vita di chi ha fatto solo una dose, perché ad oggi è questo il percorso. Io l'ho detto in maniera chiara e sicuro di non poter essere frainteso, perché mi pare che il mio giudizio sin da subito, e forse l'unico su tutta questa vicenda, è stato abbastanza duro. È stata una vergogna il fatto che ci siano stati alcuni, per fortuna, perché noi ringraziamo tutti i medici invece che hanno fatto, gli infermieri che hanno fatto la loro parte seriamente, ma ci sono stati alcuni medici che hanno avuto tra le mani il vaccino e lo hanno utilizzato per vaccinare i parenti, per vaccinare gli amici, le cose che tutti quanti noi sappiamo. E la cosa più brutta di tutta questa vicenda è stato anche l'aver ascoltato alcune dichiarazioni di difesa, cioè che sono state veramente patetiche. Perché questa barzelletta della sesta dose che si doveva buttare, all'inizio è stato detto questo, e quindi pur di non buttarla l'abbiamo fatta all'anziano di 80 anni che l'avrebbe fatta comunque, o a chi ne aveva di bisogno, vedi i casi. Intanto non è vero. Intanto andavano fatte a quei medici e a quegli anziani dell'RSA che ancora aspettavano il vaccino nel frattempo, e vedi caso chi ha ricevuto questa sesta dose che si doveva buttare, o sono stati familiari o amici, o anche se ottantenni avevano un ruolo importante in questa provincia, quindi che la smettino, che abbiano almeno il buon senso e il garbo di stare muti. Onorevole, ora però cambiamo argomento. Ci troviamo in zona arancione, ma lei, che ovviamente ha a cuore la provincia di Ragusa, vede la zona arancione veramente in questo periodo, con questo basso numero di contagi in provincia di Ragusa, quindi con commercianti ancora alle strette, con un'economia che sta veramente al collasso? Lei ha fatto anche una proposta, magari la provincia di Ragusa meriterebbe il giallo, meriterebbe un colore diverso rispetto ad altre grandi città siciliane. Cosa veramente si può fare? Guardi, pronto? Sì, sì, la vedo e la sento, può continuare. Sì, allora, guardi, su questa vicenda io penso che il governo regionale abbia fatto tutto il contrario di tutto, e io sono uno di quelli che come al solito ha messo la faccia su questa vicenda. Io ritenevo che doveva essere fatta rossa a novembre, primi di novembre, fine di ottobre. Allora sì, i contagi c'erano. Su tutta questa vicenda purtroppo il Presidente della Regione ha fatto cose diverse. Dopodiché poi il Presidente ha richiesto la zona rossa quando secondo me non c'era motivo di chiedere la zona rossa, perché al di là di Catania, di Messina, di Palermo, che avevano bisogno veramente la zona rossa, noi la Sicilia era zona arancione.
era necessario lasciare l'arancione e prevedere le zone rosse solo dove c'erano i vaccini. Oggi sicuramente noi da quel momento dovevamo puntare alla zona gialla, invece siamo stati costretti a puntare alla zona arancione, perché lui arbitrariamente aveva chiesto la zona rossa, e poi ora dobbiamo sperare, cioè abbiamo fatto un passaggio in più, quella zona rossa a noi non toccava. Quindi ora mi auguro che lui riesca a recuperare, che tutti quanti noi riusciamo a recuperare il terreno perso, perché ci sono veramente porzioni importanti di questa provincia che sono già gialle. Quindi la verità è che la nostra regione dovrebbe essere gialla, con alcune province invece arancione. Morale della favola, alla fine, onorevole, che parliamo di amministrativa a Vittoria. Ne risente anche un comune senza amministrazione. Anche su questo lei ha proposto o ha già presentato ricorso al TAR, perché in altre città sappiamo che si continuerà a votare il 14 e 15 marzo. Guardi, su questa vicenda rido per non piangere. Cioè io, anche perché mi sono stancato veramente di prendermene troppo, e poi la mia colite non l'apprezza. Guardi, su questa vicenda è successo uno scandalo. Cioè, noi avevamo un decreto legislativo che metteva in condizione i comuni sciolti di mafia di votare entro il 20 di maggio. Cosa hanno fatto? Hanno posticipato l'elezione solo per i comuni sciolti di mafia, che in Sicilia sono due, Vittoria e San Biagio Platani, ne hanno posticipate all'ultimo giorno utile di questa scadenza, perché il 2 di maggio è l'ultimo giorno utile, perché uno deve prevedere anche il ballottaggio, quindi viene il 16, è l'ultimo giorno utile. Non c'era motivo per non fare le elezioni il 14 di marzo, il 30 di marzo, il 10 di aprile, il 20 di aprile, ogni giorno prima, ogni giorno quando era possibile anticipare questa data era utile, perché è una città che ormai aspetta da troppo tempo le amministrazioni. Musumeci è riuscito da una parte a posticipare delle elezioni, dall'altra parte Musumeci e la sua maggioranza a lasciare Vittoria fuori dalle regioni, dalle provinciali. Perché votando per le provinciali, le provinciali si voteranno con il doppio di secondo livello, cioè voteranno i sindaci, gli assessori, i consiglieri, quindi lasciando fuori Vittoria, che è una città importante, metteranno in condizione i vittoriesi di non poter legittimamente ambire al ruolo di presidente del libero consorzio, al ruolo di assessore e così via. È un'operazione scientifica per mortificare Vittoria, è una vergogna. Io ho già presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per eventuali abusi d'atto d'ufficio che secondo me potrebbero prefigurarsi. Stiamo aspettando la delibera che ancora non è uscita per impugnarla davanti al TAR. Noi ci giocheremo tutte le carte possibili, ma è una vergogna. Rimane il fatto politico della porcheria politica che hanno fatto. Onorevole, la ringraziamo per questo suo collegamento e le auguriamo ovviamente buon lavoro. Grazie, grazie a voi e buona giornata. E restiamo sempre in argomento, perché ci stiamo collegando sempre tramite Skype con il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, per parlare non solo dei dati aggiornati in merito ai contagi da coronavirus in città, ma per parlare anche il secondo giorno di zona arancione per tutta la Sicilia e anche per la provincia di Ragusa. Vedo già collegato il sindaco Abbate, lo ringraziamo per essere qui con noi, sindaco, grazie. Allora, stavamo dicendo, grazie. Contagi in calo. Anche oggi siamo a 76 nel comune di Modica e 389 invece è quello totale. Contagi in calo, ma nonostante questo continuiamo a soffrire la restrizione della zona arancione, sindaco. Ce la meritiamo? Sì, ormai con questi numeri, numeri escono anche da un'attività di screening importante da parte di questa provincia. Credo che i nostri concittadini e le nostre imprese è difficile poter far capire loro della difficoltà che c'è in questo momento nel poter avere una zona arancione nel nostro territorio. Quindi
Pensate, in provincia di Ragusa ci sono in totale isolati per quanto riguarda persone positive tante quanto ne escono in un solo giorno a Palermo. E quindi questa la dice lunga su quello che deve supportare e sopportare questa provincia rispetto a problemi di altre province. Quindi la cosa più logica era un'attività diversa, significa di far diventare la Sicilia zona gialla e andare ad isolare le province e quindi chiudere le province dove ci sono dei problemi reali. Cioè in questo momento stiamo dando un colpo al nostro turismo, alle nostre attività commerciali, veramente che metterà in pericolo l'esistenza di loro stessi. Quindi questo, per questo io dico che è impossibile poter continuare su questa strada. Palermo è sorda su questo. Chiediamo che devono arrivare i ristori per le aziende, perché questi fanno, mettono le restrizioni, chiudono e poi non arriva un centesimo alle imprese. Le imprese ogni giorno hanno i mutui, la scadenza dei mutui, hanno la scadenza delle proroghe, mentre che per il 2020 ci sono stati provvedimenti da parte delle banche e le proroghe, per il 2021 non c'è nessun decreto che dà la proroga e che dà la possibilità alle aziende di poter rinviare almeno le scadenze. E quindi che si sbrigano, perché a Roma stanno giocando su fare il governo o non fare il governo. Palermo, perché si disinteressa completamente di quella che è la vita delle nostre aziende, noi ci troviamo in grande difficoltà. Io lo so, perché sapete benissimo che poi noi sindaci siamo quelli che ci raccordiamo e quelli che ogni giorno abbiamo il polso della situazione. Io, guarda, è bene difficile poter ancora sostenere l'attività delle aziende. Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo a disposizione, oggi ci troviamo nelle condizioni di non poter più sostenere le nostre aziende. Sindaco, ma quindi dal passaggio dall'arancione, dal rosso all'arancione per i commercianti nulla è cambiato, ci stiamo avvicinando a un anno di restrizioni e di limitazioni. Insomma, parlando con loro, con le associazioni di categoria, che cos'è che sta emergendo? Guardi, l'unica differenza è che si è riuscita a far aprire almeno attività che erano chiuse, che erano i negozi di abbigliamento ad altro. Ma tutto quello che riguarda, sapete per quanto era importante per noi il turismo, per quanto riguarda l'attività della ricezione, della ristorazione, modi che era punto di riferimento per un comprensorio, questi con il passaggio dal rosso all'arancione non è cambiato praticamente nulla. E quindi è stato proprio un pannicello caldo, proprio una presa in giro, anche perché siamo rimasti forse l'unica regione. Tutte le altre regioni fanno ricorso contro le zone rosse, le zone arancioni, poi invece siamo noi a cercarli, cioè in controtendenza rispetto a quello che sono gli indirizzi a livello nazionale. Sì, e quindi quello che chiediamo, sì, continui, non possiamo rimanere così, perché guarda, da quello che è il provvedimento che è stato preso, significa che per i prossimi 15 giorni noi siamo arancioni. Ci sarà una possibilità di rivedere i nostri vincoli solo dopo il monitoraggio di questi 15 giorni. Significa che arriviamo già a fine febbraio, dove ancora noi non abbiamo nessuna certezza su quello che sarà il nostro futuro. E la cosa più grave, guarda, è quello che non si sa neanche quando si inizia la campagna di vaccinazione. E quindi noi rischiamo di arrivare di nuovo il prossimo autunno in piena crisi epidemiologica come è stato il nostro autunno del 2020. E quindi l'appello che faccio è questo: noi siamo pronti a supportare l'ASP per quanto riguarda l'attività di vaccinazione, siamo pronti a lavorare giorno e notte come abbiamo fatto fino ad ora per poter supportare l'attività dell'ASP e i nostri concittadini, ma ci devono mettere in condizione di farlo. Oggi non si sa nulla di quello che è il futuro della vaccinazione nel nostro territorio. Sindaco, è stato chiarissimo, la ringraziamo per il suo collegamento, ovviamente buon lavoro. Grazie a voi sempre per la disponibilità, arrivederci. A lei. E andiamo sempre avanti con il telegiornale, adesso uno sguardo ai dati che arrivano anche a livello regionale riguardo sempre i contagi da coronavirus, a conferma di quanto detto fino ad ora, anche i numeri sempre in calo riguardo i positivi ma anche i ricoveri, ad aumentare però quello dei decessi, il punto nel servizio. Il primo giorno di zona arancione in Sicilia dopo due settimane di zona rossa conferma un rallentamento dell'epidemia, non tanto per i numeri relativi al report quotidiano del Ministero della Salute, che sono sostanzialmente stabili rispetto al giorno precedente, 766 nuovi positivi al Covid su 32.000 tamponi processati con un'incidenza del 2,3%, quanto piuttosto per quelli contenuti nel bollettino settimanale della Protezione Civile. Nella settimana appena conclusa, infatti, i nuovi
nuovi positivi in Sicilia sono stati il 29,6% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si è registrata una diminuzione del 28,8%. I tamponi positivi sono pari al 15,7% delle persone testate, in sensibile diminuzione rispetto al 23,1% della settimana precedente. Dall'analisi dei numeri si evince quindi che gli attuali positivi sono 42.000, 5.000 in meno. In netto calo anche i ricoveri dei pazienti Covid, sono 1.500, di cui 204 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 129 unità. Infine ammonta ad oltre 90.000 il numero dei guariti, che è cresciuto di 11.464 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 66%, era il 60% domenica scorsa. L'unico dato negativo è rappresentato dal numero dei deceduti, 3.478, con un incremento di 252 vittime rispetto alla settimana precedente. Questi dati confermano i segnali di rallentamento della pandemia in Sicilia. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, gli ingressi in terapia intensiva e le persone in isolamento domiciliare. È però, come detto, cresciuto il numero dei decessi. Per quanto riguarda i dati giornalieri relativi ai casi, la Sicilia risulta al quarto posto per contagio in Italia dopo Lombardia, Emilia-Romagna e Campania. Le vittime sono 30 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.508. Gli attualmente positivi sono 42.000, con un decremento di 87 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 823. Negli ospedali i ricoveri sono 1.540, 11 in più rispetto a ieri, dei quali 204 in terapia intensiva, lo stesso numero del giorno precedente. Infine, dopo i furbetti dei vaccini, la cronaca registra anche quelli dei ristori. I titolari di due distributori di carburante sono stati denunciati a Palermo dalla Guardia di Finanza. Avevano dichiarato di aver subito un'ingente perdita di fatturato a causa della crisi economica legata all'emergenza Covid, percependo illecitamente ristori per 90.000 euro. Celebrati questa mattina nella chiesa di San Paolo a Ragusa i funerali di Fabio Fiorincelli, morto domenica in un incidente stradale in moto a soli 18 anni. Tantissimi oggi gli amici che lo hanno voluto ricordare, guardate. La città di Ragusa è oggi in lutto dopo l'ennesima tragedia avvenuta domenica sera, un incidente che ha spezzato la vita al 18enne Fabio Fiorincelli. I funerali si sono svolti questa mattina alle 11.30 nella chiesa di San Paolo a Ragusa. Presenti, oltre i parenti, anche tantissimi amici che hanno voluto salutare per l'ultima volta Fabio, andato via così presto per un incidente ancora tutto da chiarire, avvenuto vicino ai Salesiani, dove il giovane, in sella al suo GSR, è terminato violentemente contro un'auto in sosta. Il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, andando fatalmente a sbattere, nonostante usasse il casco di protezione. Il 18enne è morto sul colpo e nulla è stato possibile per il soccorso. Arrivati immediatamente sul posto, la famiglia di Fabio è molto conosciuta a Ragusa perché gestisce lo storico bar Tamanaco, che si trova nell'omonima piazza. Oggi è stato ricordato come un ragazzo calmo e pacifico, amava il mondo delle due ruote ma non amava correre, un ragazzo buono, educato, rispettoso. Presenti anche i compagni di classe, quelli dell'istituto chimico Galileo Ferraris, il parroco della chiesa di San Paolo, don Mauro Nicosia, molto amico di famiglia, non ha mancato di rivolgergli un pensiero. In questo momento particolare il silenzio è doveroso, più di tanti discorsi. Nonostante questo, preghiamo per Fabio che possa essere accolto tra le braccia di Gesù Cristo. Fabio era molto religioso, così come tutta la famiglia, per questo la speranza che si possa trovare tanta consolazione nella fede. Tantissimi anche i messaggi di cordoglio, tra questi anche quello del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Avverto come in queste ore tutta la nostra comunità, ha affermato Cassì, si stia stringendo attorno alla famiglia di Fabio, 18enne, venuta a mancare domenica sera in seguito a un terribile incidente stradale. Desidero quindi unirmi, continua il primo cittadino, al cordoglio, esprimendo la vicinanza mia e dell'amministrazione agli amici, ai familiari e soprattutto ai genitori di Fabio, cosciente di come nulla in questo momento possa lenire il loro dolore.
Si svolgerà oggi pomeriggio l'esame autoptico della giovane Roberta Siragusa, uccisa brutalmente, lo ricordiamo, la notte tra il 23 e il 24 gennaio ad ucciderla. Pare sia stato proprio il fidanzato che, nonostante le evidenti prove, continua ancora a negare. Intanto domenica i legali di quest'ultimo hanno rinunciato al mandato di difesa. Il giorno della verità sulla morte della giovane Roberta Siragusa è arrivato. Oggi pomeriggio si effettuerà sul corpo martoriato della vittima l'autopsia. Come purtroppo ricordiamo, Roberta è stata barbaramente uccisa e gettata in un burrone nella notte del 23 e 24 gennaio dalla persona che diceva di amarla. Pietro Moreale, 19 anni, il quale ha fatto trovare il corpo ma ha sempre negato di non essere stato lui ad ucciderla, ma ci sono troppi indizi che lo incastrerebbero. Intanto domenica i legali di Moreale hanno rinunciato al loro mandato difensivo. Roberta è stata trovata semivestita e con una ferita alla tempia. Potrebbe essere stata uccisa nella zona del campo di calcio di Caccamo, dove ieri mattina sono tornati i carabinieri del RIS per compiere un nuovo sopralluogo. Poi l'assassino l'avrebbe trasportata nella zona di Monte Rotondo, gettandola nel burrone. Pietro è stato definito dal GIP come un personaggio che ha mostrato una fortissima attitudine al delitto, animato da fortissima gelosia e sentimento morboso maturato nei confronti della sua fidanzata. Si ipotizza che l'abbia uccisa dopo aver avuto con la stessa un rapporto sessuale e poi le abbia dato fuoco abbandonandola nella scarpata. I medici legali parlano di una profonda ferita alla testa, i capelli rasati, di un volto completamente tumefatto, un corpo dilaniato, una brutale volontà di cancellarne la bellezza. Una gelosia morbosa che aveva costretto Roberta a modificare la sua vita, a lasciare scuola e danza e a non frequentare più le stesse amiche che oggi raccontano episodi di violenza nei confronti della vittima, che aveva una chiara ed evidente paura. Una lunga storia di violenza confermata dal ritrovamento di una vecchia foto della ragazza con un occhio nero. La madre del presunto assassino lo difende oggi e lo aveva difeso in passato quando suo figlio aveva reagito in maniera violenta ad un pizzicotto di Roberta e aveva telefonato pure alla madre e alla ragazza sminuendo l'accaduto. La ragazza allora si prese le colpe. Sui social sono state tante le lettere e le immagini dedicate alla ragazza. Sui balconi del paese in cui viveva la giovane sono state appese delle lenzuola con la scritta «Io sono Roberta». Ma c'è stato un link, condiviso da milioni di utenti, che scrive: «Per evitare i femminicidi è fondamentale la tempestività della valutazione del rischio. Serve che le istituzioni e tutta la società si mettano in discussione e soprattutto che gli uomini, autori principali della violenza contro le donne, si assumano la responsabilità di un cambiamento sostanziale. Ricordiamo di essere Roberta quando assistiamo ad episodi di violenza, quando ci accorgiamo che nostra figlia sta modificando il suo comportamento o torna a casa con strani segni, quando sentiamo piangere la nostra vicina di casa, quando riceviamo lo sfogo di un'amica che ha paura, quando la nostra compagna di scuola ha un occhio nero, quando in ospedale arriva una donna con il volto tumefatto che dice di essere caduta alle scale, quando in questura arriva una ragazza che chiede aiuto. Insomma, proviamo ad essere Roberta quando Roberta può ancora salvarsi». E ora parliamo di altri fatti di cronaca, sempre a livello regionale. A Palermo un bambino di soli 5 anni salva la nonna da un malore contattando i carabinieri. A Zafferana invece un altro bambino contatta il 113 salvando la mamma dalle violenze del padre. In entrambi i casi sarebbero state le nuove tecnologie e i videogiochi ad insegnare ai bambini come intervenire per salvare vite umane. Un'analisi sull'uso responsabile e consapevole del digitale è stata fatta nelle scorse ore dal pedagogista vittoriese Giuseppe Raffa. Sentite. I videogiochi e le tecnologie non sono né il diavolo né l'acqua santa. Vanno utilizzati responsabilmente e consapevolmente e addirittura possono persino salvare una vita. È successo la settimana scorsa a Palermo, quando un bimbo di 5 anni, sì, avete capito benissimo, di 5 anni, da solo in casa con la nonna, si accorge che quest'ultima sta male. E allora che cosa fa? Prende il telefonino e chiama il 113. Già, il 113, perché lo aveva visto fare, lo aveva imparato attraverso un videogioco. Risultato, la nonna viene soccorsa, bravi soccorsi ad intervenire immediatamente, a capire quello che voleva il bimbo chiamando appunto il 113, e così la donna, l'anziana donna, in buona sostanza si salva. Il bimbo candidamente ha dichiarato: sì, ho imparato da un videogioco a chiamare il 113, appena ho visto la nonna che stava male,
immediatamente ho preso il telefonino. Dunque, questa storia dà sfogo a due considerazioni almeno. La prima che i videogiochi e le tecnologie possono e debbono essere utilizzati in modo responsabile e consapevole e non succede nulla, anzi si può persino salvare una vita. Seconda considerazione è quella che comunque l'educazione ai media, alle tecnologie, deve partire da casa, come dimostra il caso di questo bimbo che ha imparato a casa e non a scuola ciò che poi ha messo in pratica. Certo, successivamente deve essere la scuola ad azionare delle iniziative di educazione alle tecnologie. Ultima considerazione, i videogiochi non sono il diavolo, vanno utilizzati quelli positivi, quelli che consentono di imparare, consentono di migliorare la concentrazione, l'attenzione e persino la capacità di apprendimento. Succede da tutte le parti, pensate che in Gran Bretagna, ma soprattutto negli Stati Uniti, ci sono università che utilizzano i videogiochi per, diciamo, consentire, agevolare l'apprendimento dei propri studenti. Ecco dunque ciò che bisogna fare: indirizzare i nostri ragazzi fin da piccoli verso la consapevolezza e la responsabilità nell'uso delle tecnologie. Non succederà nulla di grave, anzi, addirittura si procederà verso la salvezza di una vita. Intanto tutto pronto a Ragusa per la 29esima giornata mondiale del malato, celebrazioni che prenderanno il via l'8 febbraio anche negli ospedali Blay. Sentiamo quindi quali gli appuntamenti promossi dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute. Primi appuntamenti da lunedì 8 febbraio nell'ambito della 29esima giornata mondiale del malato che anche la diocesi di Ragusa celebra l'11 febbraio con le iniziative proposte dall'Ufficio per la Pastorale della Salute. Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. È il tema di quest'anno che fa riferimento alla relazione interpersonale di fiducia quale fondamento della cultura del malato. Le prime iniziative di lunedì prevedono dunque alle 10 la visita e la benedizione dei malati nei reparti di ematologia e al Day Hospital oncologico, ma anche nei reparti di oncologia e dialisi dell'ospedale Maria Paterno Arezzo. Alle 16 poi ci sarà la visita e la benedizione dei malati Covid nei reparti malattie infettive dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Martedì 9 febbraio alle 10 è in programma invece la visita e la benedizione degli anziani nell'RSA Covid dell'ospedale Maria Paterno Arezzo. Mercoledì 10 febbraio alle 10 si terrà la visita e la benedizione dei malati Covid nei reparti sub, intensiva e rianimazione del Giovanni Paolo II. Alle 11, sempre nello stesso ospedale, la celebrazione eucaristica e la benedizione dei malati, dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari del reparto rianimazione. Alle 16, poi la celebrazione eucaristica in streaming per i malati Covid a domicilio. L'appuntamento si terrà nella cappella dell'ospedale civile. Curare e prendersi cura, afferma il direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute di Ragusa, il sacerdote Giorgio Chipinti, sono confluiti in un'unica mission, ribadendo nella molteplicità dei ruoli e delle competenze la centralità della persona. Il tema di questa giornata si ispira al brano evangelistico in cui Gesù critica l'ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno. La critica che Gesù rivolge a coloro che dicono e non fanno è salutare sempre e per tutti, perché nessuno è immune dal male dell'ipocrisia, un male molto grave che produce l'effetto di impedirci di fiorire come figli di un unico padre, chiamati a vivere, conclude Occhipinti, fraternità universale. Bene, il telegiornale termina qui. A tutti voi grazie e buon proseguimento di giornata.